Celebrare la mamma è celebrare la vita e l'AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, ha scelto di tornare in piazza dopo 2 anni di stop alle manifestazioni pubbliche a causa della pandemia proprio nel giorno in cui vengono omaggiate le donne. L'AIDO lo ha fatto donando loro una rosa e al contempo lanciando una nuova campagna di sensibilizzazione proprio verso la donazione di organi. La sezione di Isernia, presieduta da Rita Viscovo, ha allestito stand informativi nella città Pentra e in diversi comuni della provincia per chiarire ogni aspetto della donazione e lanciare un messaggio che unisca tutti verso un unico obiettivo, la vita. Donare i propri organi dopo la morte può salvare tante persone. Persone che hanno bisogno del trapianto sono circa 8.000 oggi. Nel 2021 sono stati effettuati solo 3.778 interventi, grazie alle donazioni ottenute da persone delle regioni del nord. In Molise non si è donato, nel 2021 non ci sono state donazioni, ma anche in Molise ci sono persone che hanno bisogno del trapianto. Tutti noi potremmo fare qualcosa per aumentare la cultura del dono anche nel nostro paese. Dovremmo sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà oggi, che siamo in buona salute, siamo bene. Ci si può recare presso l'AIDO, compilare un modulo, o ancora con lo SPID entrare nel sito www.aido.it. L'altra possibilità è di recarsi presso il comune in occasione del rinnovo della carta d'identità ed esprimere il proprio consenso. In questo modo assicuriamo a persone che non hanno alternative il diritto alla vita. Tante le persone che hanno chiesto notizie su come aderire all'associazione e che hanno donato un'offerta all'AIDO. Con i fondi raccolti verranno organizzate nuove iniziative sul territorio.